Ciao ragazzi, oggi siamo al Parco La Sciola, Guadoladino, Perugia, Lago No Kill. Abbiamo appena finito una gara, ringraziando Dio che ho vinto, e oggi la pesca, pesce molto apatico, c'è stato uno sbasso di temperatura importante, quindi si è passati da un freddo oggi abbastanza mite e piove fondamentalmente. C'è molta attività in superficie, come potete vedere dalle bollate, ma il pesce più deciso a mangiare è quello che stava sul fondo. Quindi, come spesso accade, io per tutta la gara ho cercato il pesce in superficie. Ho fatto anche dei pesci, davvero mi sono qualificato in finale come primo. Però il pesce più deciso ad attaccare era sul fondo. In questo caso io ho innescato il Circle 2 grammi in questa colorazione. Questa è un'acqua velata, quindi ho puntato una colorazione comunque abbastanza evidente. Perché il Circle? Perché il fondo è abbastanza pulito, il pesce è stratificato sotto, quello più aggressivo, e quindi io lo faccio saltellare sul fondo alternando dei recuperi molto veloci a dei recuperi lenti, a quasi delle pause, andando a sbacchettare la canna. A proposito di canna, ho scelto la Daisley F62 ISML Impact Solid. Perché? Perché il pesce io sono andato a cercare lungo in finale, quindi nel lato opposto a dove pescavo io, dove era meno disturbato. Quindi ho scelto un'azione comunque di controllo, ma appena più dolce rispetto all'altra canna che avrei usato, che è la 61 ISSL. Filo di controllo con Torai Polyester 04 1,6 litri. Vi faccio vedere proprio l'azione che ho fatto, che mi ha portato 17 pesci in finale da 30 minuti. Ovviamente appena lanciato controllo lo spoon a canna alta proprio per cercare di capire il filo quando arriva sul fondo, in modo questo lago è profondo circa 2,5 metri. Una volta che ho cercato il contatto vado proprio a fare questa azione con la punta della canna a rendere visibile lo spoon e anche attivare il pesce che è sul fondo, e vengo via con un recupero abbastanza lento. Alterno questo tipo di azione, vedete che roba, come ho alzato la canna per stacchettare, il pesce attaccato. Eccolo qua, Circle 2 grammi, quindi proprio al momento che sono andato a fare, che mi sono fermato e sono andato a richiamare lo spoon facendolo alzare in verticale, sbacchettandolo, è arrivato l'attacco. Questo è un movimento che il pesce sul fondo lo fa impazzire. Ciao a tutti e buon divertimento!